La volete ibrida e invece oggi vi beccate la 600 elettrica, lo so, in gamma ci deve stare. Anche lei oggi la andiamo a provare, ma prima di scoprire tutti i dettagli e come si guida questa nuova 600e, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanellina per stare sempre aggiornati. E allora rieccoci anche oggi sulla pista del Lingotto, vediamo tutte le nuove 600 schierate nelle principali colorazioni, terra d'Italia, qua abbiamo il sole, verde mare, l'azzurro cielo che ritroviamo anche qui, qua invece abbiamo l'allestimento red in una delle tre colorazioni, questo è il bianco, poi c'è chiaramente il rosso e anche il nero. Allestimento red che è quello base, l'avevamo già visto in prova statica e come vedete cambiano fondamentalmente all'esterno i cerchi, le cromature che sulla red non ci sono, la cornice dei finestrini vedete sulla prima compare e anche la scritta 600 in basso, cerchi che sulla prima sono da 18 pollici con pneumatici Goodyear misura 215-55-18, invece qua dietro la borchia troviamo dei cerchi in ferro, in questo caso da 16 pollici 215-65-16 con pneumatici Bridgestone. E altra differenza, come dicevo all'anteriore, sempre logo cromato e logo invece in rosso. Ovviamente poi ci sono anche altre differenze qua, a cominciare dal beige red, ma soprattutto le differenze le troviamo negli interni. Vi ho anche fatto vedere l'altra volta nel dettaglio, tutte e due presentano questo loghetto 600, ma la red ovviamente presenta questa fascetta che richiama la 500 originale, anche quella attuale in rosso, così come i sedili con il monogramma 600 e quello red, e il tessuto Sequal realizzato con 200 bottiglie di plastica riciclata, fondamentalmente ripescate dai mari, e quindi fa bene anche all'ambiente. Vediamo un attimino anche al posteriore, dicono che hanno allungato un po' qua l'apertura della bocca qua dello sportello rispetto alle altre vetture da cui deriva questa 600, perché ricordiamo la piattaforma è la ECMP2, quindi evoluta rispetto alla prima versione, e questo infatti ha consentito anche appunto un upgrade della batteria. Portellone, poi ultima differenza, questa versione red ha l'apertura manuale e non presenta il doppio fondo, vedete qua c'è questo scalino dove adesso è posizionato il cavo di ricarica. Vi faccio rivedere sempre qua il loghetto in alto, mentre la versione, la prima, ha l'apertura anche con il caccetto qua sotto, se lo farà. Bagagliaio della prima, lo faccio vedere su quest'altro esemplare che è aperto. Innanzitutto vediamo la retrocamera, apertura come dicevo elettroattuata, e vedete qua c'è il doppio fondo che vi dicevo all'inizio, e qua in questo caso possiamo andare a coprire i cavi. Se solleviamo ancora troviamo la parte dedicata al kit antiforatura con il suo compressorino e il liquidino, insomma, che dovrebbe andare a turare il buco, quindi la foratura nello pneumatico. 360 liti, 1231 capacità massima battendo i sedili qua con frazionamento 60-40, materiali un po' economici anche qua, insomma tutto quanto però sembra ben assemblato. Ci sono dei ganci qua laterali, lucetta di cortesia tradizionale, non è a led, e direi nient'altro. Portellone qua solamente il tastino per chiudere, non si può regolare l'altezza di apertura, vi faccio rivedere sempre quanto si alza, andiamo quindi a chiudere e poi vedete il gancio rimane scoperto. Alettone in bicolore così come gli specchi retrovisori. Vi faccio vedere un dettaglio, qua gli attacchi Isofix sono protetti da queste lampo, e invece per abbattere i sedili c'è questa pratica levettina. Faccio vedere adesso gli interni della versione la prima, quella un po' più curata e anche più costosa. Ecopelle per quanto riguarda i rivestimenti, spariscono i tessuti in Sequal, troviamo questa finitura in bianco che riprende anche tutti i laterali e anche i sedili qua con il monogramma, che invece diventa in questo azzurrino, così come anche la trama che disegna il logo Fiat e tutte le altre
cuciture. Anche qua troviamo poi questa pozzetto di derivazione Jeep Avenger. Lo andiamo ad aprire, lo possiamo regolare insomma in varie, vedete, configurazioni. In questo caso ci sono due bottigliette dell'acqua, ma se andiamo ad aprire completamente vediamo poi il caricatore per il cellulare wireless, e poi più in basso troviamo una presa di ricarica di tipo A, quindi USB tipo A, la 12 volt e una USB C. Qua vediamo il display, questo invece di derivazione Avenger, del sistema multimediale con cartografia basata su TomTom. Come vedete molto semplice, belle icone grandi, ok, e vedete soprattutto quanto è reattivo il sistema. Per tornare alla home ci sono poi qua dei tasti fisici, andiamo a spegnere tra l'altro l'aria condizionata qua con questi tasti a pianoforte, vedete che sono tutti fisici anche questi, compreso quello del volume dell'audio. Aggiornamenti on air, anche questi si possono fare. Allora, dicevamo, ritorniamo indietro. Funzioni qua per gli ADAS, abbiamo guida autonoma di secondo livello, possiamo andare a regolare alcune, appunto, settare i parametri di alcuni di questi. Ritorniamo alla home. Energia, possiamo vedere il flusso energetico mentre stiamo guidando, le statistiche, che direi una cosa un po' più importante. Consumo medio dichiarato è 15,1-15,2 kWh per 100 km a seconda delle due versioni. Qua vediamo un po' di storico. La ricarica la possiamo andare a programmare. Navigazione, ecco qua ci ha ricostruito anche tutto il lingotto in 3D e vedete proprio quant'è veloce il sistema di navigazione. Come dicevo, su TomTom è basata la cartografia. Poi guardate l'apertura, quasi a formare un tavolinetto con qua il piano del sedile. Molto molto profondo il cassettino, quindi bene, però ok, anche smorzata l'apertura. Tasche abbastanza profonde quelle laterali, e poi qua troviamo un ulteriore pozzetto da 15 litri. Con questo sistema possiamo andare poi a dividere i vari scompartimenti. Più avanti troviamo freno a mano elettrico e poi il pulsante del drive mode. Vi faccio vedere, abbiamo tre modalità, eco, normal e sport. Queste modalità vanno a influire, le prime due tengono il volante un po' più leggero, in sport diventa un po' più pesante, questo per avere comunque un miglior feeling alla guida. Invece quando passiamo da eco, normal e sport, in sport abbiamo 156 cavalli, quindi 115 kW, 260 Nm. Poi a scendere tra le varie modalità queste diminuiscono. In particolare passando alla normal abbiamo 80 kW di potenza, 220 Nm di coppia, e poi si scende a 60 kW e 180 Nm di coppia. In particolare con questo valore si dovrebbero addirittura superare i 600 km di autonomia in città. Oggi sicuramente non riusciremo a scoprirlo. Sappiate però che appunto l'autonomia dichiarata per questa 600 oscilla appunto in città tra 604 e 591 km, 591 con questa versione la prima, e invece nel ciclo WLTP abbiamo 409 o 406 km. Proseguiamo più in basso. Questa, come dicevo, è la plancia invece della Avenger con i principali pulsanti. Abbiamo anche la modalità brake, qua c'è un ulteriore spazio dove andare a posizionare il nostro cellulare. Pulsante di avviamento, invece qua troviamo un cruscottino che richiama quello della 500, anche della 500 storica, con il volante a due razze. Qua comandiamo il sistema appunto di cruise control adattivo, e qua il sistema multimediale con tanto di assistente vocale. Qua non vogliamo consentire per il momento, andiamo di assistente. Ah, dobbiamo consentire, interessante. Assistente, eccolo. Accendi aria condizionata. Lo capisce, interessante. Non dà una voce però di conferma, dà solamente dei suoni. Ovviamente c'è collegamento wireless con Apple CarPlay e Android Auto.
Ah, tra l'altro, assistente vocale si chiama i Fiat. Vabbè, sempre molto fantasiosi. Eccolo qua. Annulla. Non ho capito. Ah, adesso parli, per dire che non capisci. Ok, via. Oh, interessante anche questa cosa. Quindi è praticamente le stesse funzioni di un telefono. Questa modalità non funziona più invece. Ah, sì, funziona. Ok, volevo vedere i colori della cromoterapia. Allora, guardate, si possono cambiare anche delle cosine qua all'interno del display. Se guardate là, la P di Eco, abbiamo una serie di combinazioni, sono 8 colori. E poi, allora, qua, eccolo qua, il colore degli interni, perfetto. Abbiamo il rosso, giallo, bianco, verde, celestino, azzurro, blu scuro e un viola. Display da 10,25 pollici. Cruscotto digitale da 7 pollici. Qua sopra troviamo anche il canale centrale per quanto riguarda il sistema multimediale. Guardate anche tutti i loghetti Fiat altoparlanti che dovrebbero essere 6 nella versione base. Infine vi faccio vedere qua lo specchietto retrovisore praticamente privo di cornice, luci qua a sfioramento, questo è un bel tocco. Qua non abbiamo invece la lucetta di cortesia e anche queste sono un pochino plasticose. Mancano le maniglie invece per i passeggeri posteriori. Lateralmente qua abbiamo il comando per sbrinare il lunotto e regolare l'altezza dei fari, mentre sullo sportello abbiamo i comandi per i quattro alzacristalli elettrici e poi la regolazione sempre elettrica degli specchi retrovisori. E a proposito di autonomia, interessante il fatto, qua abbiamo 98%, all'inizio indicava 378 km percorribili, adesso è salito magicamente a 416, quindi diciamo questi minimo 400 km li dovrebbe fare, almeno secondo quanto indicato dal display. Dal lato del guidatore troviamo lo sportellino di ricarica, abbiamo carica in corrente alternata fino a 11 kW di potenza grazie appunto al caricatore di bordo, mentre con la DC, quindi corrente continua, possiamo arrivare fino a 100 kW di potenza su questa batteria da 54 kWh, che è l'unica disponibile per questa nuova 600 elettrica, che si può ricaricare dal 20 all'80% in 27 minuti. Teorici, poi è sempre da provare tutto. Prima di partire vediamo anche le dimensioni: 4,17 m di lunghezza, passo 2,56 m, larghezza 1,78 m, altezza la medesima della 500 elettrica, quindi 1,52 m, e questo appunto ha consentito di migliorare anche l'efficienza aerodinamica con un veicolo un pochino più basso, quindi diciamo alla fine è un crossover che rappresenta questo upgrade, come ci hanno detto, rispetto alla 500 elettrica, e dalla 500 elettrica riprende invece il musetto. Troviamo il monogramma 600 come sulla 500 qua al centro, quindi non abbiamo il logo Fiat. Poi c'è questa sorta di piccola griglia inferiore, e più in basso invece troviamo anche questa con le active shutter che alla bisogna si aprono per andare a raffreddare poi i radiatori che troviamo là dietro. Qua troviamo invece la copertura per il radar del cruise control adattivo, e più sotto invece vediamo anche i fendinebbia. E fondamentalmente avete visto, non ci sono differenze poi tra la versione, la prima, e quella Red. Poi anche dalla 500 riprende i fari gruppi ottici qua divisi in due parti, con poi questo ciglio, come hanno chiamato i tecnici di Fiat, che riprende un po' l'occhio ed è in tinta con la carrozzeria. Altro dettaglio, poi il loghetto 600 anche qua sul laterale, e poi vediamo anche al posteriore, c'è un omaggio sempre alla 600 del passato con questa fascetta in argento che andava a dividere il gruppo ottico posteriore, mentre qua invece è stato arricchito da questo effetto qua con questi dettagli in cromo. Infine qua in basso omaggio all'Italia, la bandiera qua, il tricolore annegato all'interno del logo 600, e poi sempre un omaggio alla 600 del passato qua la manigliona, che anche si ispira tra l'altro sempre anche alla 500 vecchia, quindi l'originale logo invece che ritroviamo qua cromato su questo allestimento al centro del portellone. Poi, per capire che si tratta della 600 elettrica, beh, una bella E in questo azzurrino. E allora vi far notare che il brancardo tecnicamente è protetto, ma
comunque la parte interna si sporca. Allora salgo un attimo qua al posteriore, effettivamente è abbastanza facile l'accesso. Vediamo, col sedile posto sulla mia posizione di guida avremo una trentina di centimetri buoni. Vedete qua le guide del sedile sono rialzate, quindi posso mettere bene i miei piedi sotto il sedile, appunto. Ho una USB-C qua al posteriore, ma non ho le bocchette. Invece quello che non vorrei avere è questo tunnel, guardate qua, alto una quindicina di centimetri. L'abbiamo visto anche su Opel Corsa elettrica, la piattaforma è quella. Tasca, buono che la presenza qua è anche ben felpata, è morbida. Invece plastica rigida tutto sulla parte dello sportello. Mi sono spostato al centro, buona la seduta, molto morbida, e anche qua al posteriore direi niente male. Altezza, vedete, niente male anche qua dal tetto, quindi direi promossa. E infine luci di cortesia, come vi dicevo, sono a sfioramento. Attenzione, mentre l'autonomia cala a vista d'occhio, noi la tentiamo. Tenuta strutturale. Ancora. Attenzione, sentiamo le crepe. Dopo Roberto. Questi 100 anni, no, non era di qua allora. Oh sì. Sì, ah ok, era di qua, non abbiamo sbagliato. Raggio di sterzata 10,5 metri. Non male. Qua è rosso, che tocca fa? No, è coperto. È coperto, è come i cartelli della ZTL a Roma, andiamo. Test subito del dosso a 20 km/h, allora assetto morbidino. Quindi per quanto riguarda il movimento di rollio e beccheggio, piuttosto morbido. Tutto giù, modalità sport. Non c'è sgumamento. Buono. Erogazione molto progressiva anche in sport. Ci hanno detto che il motore poi è il 50% più silenzioso, effettivamente non si sente neanche il classico sibilo. Supera la rotonda, prima uscita. Quello che non è silenzioso è il navigatore. Suono della freccia mi sembra molto francese questo, mi ricorda... cos'era la DS? Allora, in sport il peso del volante mi piace, mentre in normal e in eco lo trovo troppo leggero alle basse velocità. Adesso che siamo a 50, insomma, così è così. Bene la modalità brake che ho attivato, diciamo mi sembra un giusto compromesso, non è troppo aggressiva come quello sulla 500 elettrica. Vediamo se si ferma completamente, direi proprio di no. Continua a veleggiare intorno ai 6-8 km/h. Test buca. Molto buono. Ricordo che qua abbiamo i cerchi da 18 pollici, ma comunque abbiamo visto che la spalla del pneumatico è abbastanza generosa e anche in questa situazione assorbe decisamente bene. Vediamo anche qua dove è più rovinato l'asfalto. Un altro dosso ancora, stavolta lo prendiamo a 30 km/h circa. Buono, un po' meno al posteriore, complice anche poi il ponte torcente, forse anche il peso un po' spostato verso dietro della batteria. Forse addirittura troppo forte il suono della freccia rispetto a quanto è ben insonorizzata questa 600. Questo mi sembra molto evidente. Anche il rotolamento dei pneumatici è veramente contenuto, tutti quanti i rumori sono molto ben ovattati. Nel frattempo, da 394 km siamo ritornati a 408, quindi questo indovinometro insomma dà un po' i numeri, però non si schioda sempre da questi 400, che diciamo è il minimo sindacale che dichiara Fiat. Allora qua siamo su un bel tratto tortuoso. Oh, finalmente sono riuscito a farla sgommare. Vettura che mi sembra comunque agile, maneggevole e divertente da guidare, come dicevano. Il rollio è molto contenuto, ma comunque, come abbiamo visto, l'assetto si dimostra morbido, quindi hanno fatto davvero un ottimo lavoro. E devo dire anche il controllo della trazione sta lavorando bene. Siamo adesso in modalità eco, e una cosa che ho notato poi a seconda del passaggio tra le varie modalità, in eco per esempio adesso segna 398 km, se passiamo alla normal ne scala altri 20, quindi diventano 378,
e in sport diventano 358. Diciamo che il passaggio tra le modalità più potenti è un pochino brusco, a parità di pressione sull'acceleratore senti subito che l'auto ti schiaccia contro il sedile. Stiamo in scia a questa 500 che tra queste viuzze strette se la cava molto bene, ma anche noi con la nostra 600 che, come dicevamo appunto, rappresenta un upgrade huh? Nel segmento B molto agile. L'unica cosa invece che non mi piace è la visibilità anteriore, soprattutto quella nella parte verso il passeggero, perché il montante e lo specchietto coprono una grande porzione del lato destro e soprattutto nella parte bassa ho difficoltà magari a riconoscere appunto degli ostacoli bassi come soprattutto i marciapiedi o altri appunto oggetti che si possono trovare, tipo vasi. Visibilità posteriore invece devo dire che non è male, l'1.8 è abbastanza grande. Attenzione, scatta il sorpasso della 500. Noi passiamo alla modalità sport, la nostra 600 non fa una piega. Lo incalziamo? Ci facciamo vedere negli specchietti? Certo, non capisce, vede una 500 ancora più grossa, ma c'è scritto 600. Sta fuggendo da noi. Ma ricordiamo che questa è un'auto che sorride, non è più la Miata. Basta auto che sorride, la Miata. La Miata non è più la risposta a tutto, adesso c'è la 600, secondo Fiat. Comunque, piacere di guida, approvato. Ci piace questa 600. Passiamo addirittura in sport, dobbiamo incalzarla ancora di più. Potremmo anche superarla in sport, abbiamo tutta la potenza necessaria. Questi 156 cavalli, quindi 115 kW, 260 Nm, accelerazione 0-100 in 9 secondi, ma la velocità massima rimane sempre di 150 km/h. Senti come lavora bene il traction control, siamo pure in sport. Fondo umidiccio, questo è il peggiore che si può incontrare per strada, soprattutto in discesa. Noi per fortuna stiamo salendo e tutta la coppia immediata del motore elettrico manda veramente in crisi poi sistemi di trazione, ma come dicevo li sto apprezzando particolarmente per il lavoro svolto. Bene, mentre invece ci godiamo qua la nostra 500 ci fa da apripista, noi siccome siamo sempre in questo livello upgrade huh? Ci spariamo un bel massaggio. Se riesco a trovare il tastino, eccolo qua, massaggio che troviamo solamente però sull'allestimento la prima, che è proprio questo che sto guidando. Allora, in questa discesa frenata rigenerativa non tanto efficace, invece devo anche ricorrere all'uso dei freni, quindi come sempre lamento l'assenza delle palette al volante per gestire la frenata rigenerativa, che è davvero molto comoda e si potrebbe a quel punto frenare solamente usando le dita, invece devo anche ricorrere appunto all'uso del pedale del freno. Comunque buona anche la frenata con il sistema frenante, forse per una guida invece sportiva un po' troppo morbido l'assetto, però diciamo alla fine è il giusto compromesso. Buona la posizione di guida, la trovo sicuramente confortevole, poi come dicevo grazie anche al massaggio si sta ancora meglio, peccato però che non ci sia sul sedile del passeggero come funzione. Attiviamo il cruise control ad attivo. Ok, è rapidissimo, già trovato la corsia, il centraggio praticamente perfetto, fantastico. Possibilità di regolare la distanza dalla vettura che ci precede su tre livelli, benissimo. Anche qua si sta comportando la vettura che si è spostata, l'ha subito riconosciuta. E a tal proposito, visto che ci sono i pedoni, la vettura l'ha frenata con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, quindi frenata automatica di emergenza, cruise control adattivo come vi sto facendo vedere, riconoscimento dei segnali stradali che vengono riportati qua all'interno del cruscotto digitale, e tra l'altro suggerisce anche di adattare la velocità al limite indicato. Quindi come dicevo, pacchetto ADAS completo su questa 600. Altra cosa che ho notato, se non teniamo il piede premuto quando siamo fermi al semaforo, la vettura tende a ripartire da sola come molte automatiche, quindi attenzione. Per chi non fosse pratico, ricordo sempre di tenere il piede
premuto sul freno. Va bene che l'auto accelera e frena da sola, ma mai distrarsi e mai appunto farsi fregare poi dai sistemi che ci dovrebbero aiutare. Invece con il cruise control la vettura si arresta, ovviamente se trova una vettura davanti, e poi se si superano i famosi 3-4 secondi stando fermi bisogna dargli un colpettino sul pedale acceleratore per farla ripartire. Comunque molto molto buona la gestione del cruise control anche qua all'interno della città. Prova conclusa, 262 km rimasti, 72% la percentuale della batteria, 514 adesso il chilometraggio totale, 16,5 il consumo medio su 86 km, quindi direi niente male, dichiarato vi ricordo 15,1 o 2. E allora concludiamo la prova di questa nuova 600 elettrica, vettura che non mi è dispiaciuta, attenzione, è sicuramente interessante all'interno della sua categoria, come l'hanno definita una B Super, un pochino più grande rispetto alle vetture del segmento B, diciamo concorrenti. Si guida bene, molto piacevole, molto facile, soprattutto non ti dà quella botta tipica dell'elettrico, specialmente nelle modalità un po' più tranquille come Eco e Normal. In Sport tende un pochino a partire più rapida sull'acceleratore, però alla fine, come abbiamo visto, si porta molto bene. Secondo me il volante è un pochino troppo demoltiplicato e anche il peso nelle modalità Normal ed Eco potrebbe essere un pochino superiore. Mancano le palette al volante, come dicevo, per regolare la frenata rigenerativa. Questo è un peccato perché in certe situazioni si potrebbe usare solamente quella. Assetto, come dicevo, buono, morbido, perfetto per la città. Per la guida sportiva forse andrebbe un pochino irrigidito, ma insomma non si può avere tutto. Ok, spaziosità buona anche quella. L'unica cosa appunto che non mi è piaciuta è la visibilità, soprattutto in quell'angolo di destra. E allora una vettura che sicuramente va provata, è simpatica nel design, di certo non dispiace, anzi fa molta simpatia come vediamo qui. E allora adesso, come sempre, veniamo ai prezzi. 35.950 per la versione Red, 49.50 per questa, la versione la prima, però ricordatevi sempre 1.100 di messa su strada. Ovviamente poi con gli incentivi si scende e si arriva a circa 30.000 euro. Invece per la versione ibrida si starà sempre con gli incentivi sotto i 20.000, quindi vetture sicuramente interessanti. E allora qua da Torino è tutto, ci vediamo per i prossimi video. Ciao!